and it's you either you're wrong or you're right. Chilometri seguendo un'altra idea di calcio. Lo sport più praticato al mondo è un linguaggio capace di raggiungere un pubblico di dimensioni mondiali, fondamentale anche per lo sviluppo sociale. In molti paesi del terzo mondo rappresenta una via di fuga dalla sofferenza e dai patimenti quotidiani. I bambini ritrovano il sorriso giocando tra loro a piedi nudi, con palloni realizzati con materiali di fortuna. Dopo il successo del 2007 e del 2008, in sella alla Ducati, è ripartito da Torino il Muti Africa Trek 2010. È un raid umanitario di Muti Onlus, movimento umanitario per la tutela dell'infanzia, che porterà a destinazione, ovvero Cape Town, due Iveco Massif, fuoristrada forniti dalla rinomata azienda. E non è un caso il luogo, visto che lì, quest'estate, si svolgeranno parte dei mondiali di calcio sudafricani. La partenza dei volontari dell'associazione, guidata dal presidente Matteo Bottanelli, è partita martedì scorso dalla sede Iveco di Torino per fare prima tappa a Vinovo, dove la spedizione è stata salutata dai due giocatori della Juventus, Giorgio Chiellini e Nicola Legrottaglie. La Juventus tempo fa, proprio con Muti Onlus, aveva fondato, promosso e sostenuto un progetto denominato Una scarpa per un sogno, oggi più vivo che mai. Tale spedizione attraverserà l'intero continente africano visitando scuole, orfanotrofi e missioni, riprendendo anche, come già successo in passato, la distribuzione di scarpe da calcio, divise e palloni per ribadire il diritto alla felicità e al divertimento dei bambini meno fortunati. Muti Onlus è una spedizione che parte oggi, è partita dalla sede Iveco, che è lo sponsor tecnico che ci fornisce i mezzi per effettuare questa spedizione. Andiamo in Africa a visitare tutte le missioni, le scuole, gli orfanotrofi, dove vengono ospitati i bambini che beneficiano del progetto umanitario Una scarpa per un sogno. Questo è un progetto che è stato avviato dall'associazione Muti Onlus nel 2007 e l'obiettivo di questo progetto è quello di utilizzare il gioco del calcio per aiutare i bambini che vivono situazioni svantaggiate. E viene utilizzato come incentivo per frequentare la scuola. Infatti i bambini che frequentano la scuola e si comportano in modo corretto riceveranno poi in premio il materiale tecnico che noi consegneremo e distribuiremo per giocare a calcio. In più, in collaborazione con gli enti e le associazioni che operano sul posto, sviluppiamo dei programmi educativi che hanno l'obiettivo di trasmettere ai bambini attraverso il gioco del calcio sempre i valori più autentici e più puri di questo sport, quindi il rispetto per gli avversari, per le regole, l'amicizia. Questa volta faremo la costa occidentale dell'Africa, a differenza della passata edizione nella quale abbiamo fatto la costa orientale. E arriveremo poi giù in Sudafrica prima dei mondiali di calcio, durante i quali poi noi organizzeremo giù un torneo a Città del Capo con i bambini delle township che vivono lì, sviluppando anche lì un programma educativo e fornendo materiale tecnico ai bambini. Qual è in questi anni la cosa che ti è piaciuta di più, che ti ha dato più soddisfazione in generale? Ma guarda, sicuramente la gioia e la felicità che hanno i bambini che abbiamo incontrato durante la scorsa spedizione, che era veramente una felicità contagiosa. Basta vederli negli occhi, la luce che hanno negli occhi, che quello ripaga di tutti i piccoli sacrifici che abbiamo fatto fino adesso. La Juventus è stata una delle prime squadre a sostenere questo progetto fin dal 2007, con Ciro Ferrara che è stato il primo testimone. Anche quest'anno c'è Nicola Legrottaglie e Giorgio Chiellini. È una bella cosa che anche i calciatori siano vicini a queste tematiche.